Buongiorno nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiano, oggi è il 18 gennaio del 2021 e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Ti invito questa mattina a leggere la parola del Signore con me, sicuramente la parola del Signore benedirà, fortificherà il tuo cuore. Questa mattina noi leggeremo la parola del Signore nel libro della Genesi capitolo 24. Rimani con me ogni giorno a mezzogiorno per leggere la Bibbia insieme, altrimenti lo puoi ascoltare in differita nel momento e nel luogo dove vuoi, ma lascia la parola di Dio parlare al tuo cuore. Inoltre ti invito anche per partecipare con me ogni mattina dalle ore 7 su Alba Nuova, www.youtube.com/NicodemoF o anche su Alba Nuova Potenza nella preghiera su Facebook. Metti un like, condividi, prega e leggi la parola di Dio insieme a me. Allora leggiamo Genesi capitolo 24. La parola del Signore dice: Or Abramo era diventato ricco di età avanzata e il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa. Abramo disse al più anziano dei suoi servi di casa sua, che aveva il governo di tutti i suoi beni, «Metti la tua mano sotto la mia coscia, e io ti farò giurare per il Signore, il Dio dei cieli, il Dio della terra, che tu non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei in mezzo ai quali io abito. Ma andrai al mio paese, dai miei parenti, e vi prenderai una moglie per mio figlio, per Isacco». Il servo gli rispose: «Forse quella donna non vorrà seguirmi in questo paese. Dovrò allora ricondurre tuo figlio nel paese del quale tu sei uscito?» Abramo gli disse: «Guardati dal far tornare là, mio figlio. Il Signore, il Dio dei cieli, che mi fece uscire dalla casa di mio padre e dal mio paese natale, e mi parlò e mi giurò dicendo: io darò alla tua discendenza questo paese. Egli stesso manderà il suo angelo davanti a te e tu prenderai di là una moglie per mio figlio. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai sciolto da questo giuramento che ti faccio fare. Soltanto non ricondurre là mio figlio». Il servo pose la mano sotto la coscia di Abramo, suo signore, e gli giurò di fare queste cose. Poi il servo prese 10 cammelli tra i cammelli del suo signore e partì avendo a sua disposizione tutti i beni del suo signore. E messosi in viaggio giunse in Mesopotamia, la città di Naor. Dopo aver fatto riposare le sue ginocchia, i cammelli, fuori della città presso un pozzo d'acqua verso sera, all'ora in cui le donne escono ad attinger acqua, disse: «Oh Signore, Dio mio, Signore, Dio del mio Signore, Abramo, ti prego, fammi fare questo oggi felice incontro. Usa bontà verso Abramo, mio Signore. Ecco, io sto qui presso questa sorgente e le figlie degli abitanti della città usciranno ad attingere acqua. Fa che la fanciulla alla quale dirò: abbassa, ti prego, la tua brocca perché io beva, e che mi risponderà: bevi e darò da bere anche ai tuoi cammelli, sia quella che tu hai destinata a tuo servo Isacco. Da questo comprenderò che tu hai usato bontà verso il mio Signore». Non aveva ancora finito di parlare, quando ecco uscire con la sua brocca sulla spalla Rebecca, figlia di Betuel, figlio di Milca, moglie di Naor, fratello di Abramo. La fanciulla era molto bella, d'aspetto vergine, nessun uomo l'aveva conosciuta. Lei scese alla sorgente, riempì la brocca e risalì. Il servo le corse incontro e gli disse: «Ti prego, fammi bere un po' d'acqua della tua brocca». Lei rispose: «Bevi, mio signore», e si affrettò a calare la brocca sulla mano e gli diede da bere. Quando ebbe finito di dargli da bere, disse: «Io ne attingerò anche per i tuoi cammelli, finché abbiano bevuto a sufficienza». E presto vuotò la sua brocca nel abbeveratoio, corse di nuovo al pozzo ad attingere acqua e ne attinse per tutti i cammelli di lui.
Quell'uomo la contemplava in silenzio per sapere se il Signore avesse o no dato successo al suo viaggio. Quando i camelli ebbero finito di bere, l'uomo prese un anello d'oro del peso di mezzo siclo e due braccialetti del peso di 10 sicli di oro e per i polsi di lei e gli disse: «Di chi sei figlia? Dimmelo, ti prego. Vi è posto in casa di tuo padre per alloggiarci?» Rispose a lui: «Sono figlia di Betuel, figlio di Milca, che lei partorì a Naor». E aggiunse: «C'è da noi paglia e forraggio in abbondanza e anche posto da alloggiare». Allora l'uomo si inchinò, adorò il Signore e disse: «Benedetto sia il Signore, il Dio di Abramo, mio Signore, che non ha cessato di essere buono e fedele verso il mio Signore. Quanto a me, il Signore mi ha messo sulla via della casa dei fratelli del mio Signore». E la fanciulla corse a raccontare queste cose a casa di sua madre. Rebecca aveva un fratello chiamato Labano. Labano corse fuori da quell'uomo alla sorgente. E come ebbe veduto l'anello e i braccialetti ai polsi di sua sorella, ebbe udito le parole di Rebecca, sorella, che diceva: «Quell'uomo che mi ha parlato così andò da quell'uomo e che se ne stava presso ai camelli vicino alla sorgente e disse: "Entra, benedetto dal Signore. Perché stai fuori? Io ho preparato la casa e un luogo per i camelli". L'uomo entrò in casa e Labano scaricò i camelli, diede paglia e forraggio ai camelli e portò acqua per lavare i piedi a lui e a quelli che erano con lui. Poi gli fu posto davanti a mangiare, ma egli disse: «Non mangerò finché non abbia fatto la mia ambasciata». E l'altro disse: «Parla». Egli disse: «Io sono servo di Abramo. Il Signore ha benedetto abbondantemente il mio Signore che è diventato ricco. Gli ha dato pecore e bue, argento e oro, servi e serve, camelli e asini. Ora Sara, moglie del mio Signore, ha partorito nella sua vecchiaia un figlio al mio padrone, il quale gli ha dato tutto quello che possiede. Il mio Signore mi ha fatto giurare dicendo: "Non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei nei paesi del quale abito, ma andrai alla casa di mio padre, alla mia famiglia, a prendervi una moglie per mio figlio". E io disse a mio padrone: "Forse quella donna non vorrà seguirmi". Egli rispose: "Il Signore, davanti al quale ho camminato, manderà con te un suo angelo e darà per mio figlio una moglie dalla mia casa e dalla casa di mio padre. Sarai sciolto dal giuramento che ti faccio fare. Solo quando sarai andato dalla mia famiglia e se non vorranno dartela, allora sarai sciolto dal giuramento che mi fai. Oggi sono arrivato alla sorgente e ho detto: "Signore, Dio del mio Signore Abramo, se gradisce dar successo al viaggio che ho intrapreso, ecco, io mi fermo presso questa sorgente. Fa che la fanciulla che uscirà ad attingere acqua, alla quale dirò: "Ti prego, dammi da bere un po' d'acqua della tua brocca", e che mi dirà: "Bevi pure e ne attingerò anche per i tuoi camelli", sia la moglie che il Signore ha destinata al figlio del mio Signore. E prima che avesse finito di parlare in cuor mio, ecco uscire Rebecca con la sua brocca sulla spalla, scendere la sorgente e attingere l'acqua. Allora io le ho detto: "Ti prego, fammi bere", ed ella si è affrettata a calare la brocca dalla spalla e mi ha risposto: "Bevi, e darò da bere anche ai suoi camelli". Così ho bevuto io, e lei ha beverato anche i camelli. Poi l'ho interrotta e gli ho detto: "Di chi sei figlia?" Lei ha risposto: "Sono figlia di Betuel, il figlio di Milca, che Milca partorì a Naor". Allora io le ho messo l'anello al naso e i braccialetti ai polsi.
Mi sono inchinato, ho adorato il Signore e ho benedetto il Signore, il Dio di Abramo, mio Signore, che mi ha giurato sulla giusta via a prendere per suo figlio la figlia di suo fratello del mio Signore. Ora, se volete usare bontà e fedeltà verso il mio Signore, ditemelo, se no, ditemelo lo stesso, e io mi volgerò a destra o a sinistra. Allora Labano e Betuel risposero, «La cosa procede dal Signore, noi non possiamo dirti né male né bene. Ecco, Rebecca ti sta davanti, prendila, va e sia moglie del figlio del tuo Signore, come il Signore ha detto». Quando il servo d'Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti al Signore. Poi il servo tirò fuori oggetti d'argento, oggetti d'oro, vesti e li diede a Rebecca. Donò anche delle cose preziose al fratello e alla madre di lei. Poi mangiarono e bevero egli e gli uomini che erano con lui e passarono lì la notte. La mattina, quando si furono alzati, il servo disse, «Lasciatemi tornare dal mio signore». E il fratello e la madre di Rebecca dissero, «Rimanga la fanciulla ancora alcuni giorni con noi, almeno una decina, poi se ne andrà». Ma egli rispose loro, «Non mi trattenete, giacché il Signore ha dato successo al mio viaggio. Lasciatemi partire, perché io ne torni dal mio Signore». Allora dissero, «Chiamano la fanciulla e sentiamo lei stessa». Chiamarono Rebecca e le dissero, «Vuoi andare con quest'uomo?» Ed ella rispose, «Sì, andrò». Così lasciarono andare Rebecca, loro sorella e la sua nutrice con il servo di Abramo, la sua gente. Benedissero Rebecca e gli dissero, «Sorella nostra, possa tu divenire migliaia di miriadi e possa la tua discendenza impadronirsi delle città dei suoi nemici». Rebecca si levò con le sue serve, montarono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Il servo prese Rebecca e se ne andò. Isacco era tornato dal posto di Lachai Roi e abitava nelle regioni meridionali. Isacco era uscito sul far della sera per meditare nella campagna e alzando gli occhi guardò e vide venire dei cammelli. Anche Rebecca alzò gli occhi e vede Isacco, saltò giù dal cammello. E disse al servo, «Chi è quell'uomo che viene per la campagna incontro a noi?» Il servo rispose, «È il mio signore». Ed ella preso il velo e si coprì. Il servo raccontò a Isacco tutto quello che aveva fatto. E Isacco condusse Rebecca nella tenda di Sara sua madre, la prese ed ella divenne sua moglie ed egli l'amò. Così Isacco fu consolato dopo la morte di sua madre. Parola del Signore. Io ti aspetto domani mattina quando noi continueremo a leggere la parola del Signore nel tempo di parola di Dio. Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, leggi la parola di Dio. Facendo in questo modo, tu leggerai tutta la Bibbia e il Signore parlerà al tuo cuore. Dio ti benedica nel nome di Gesù.